Anna Rosa De Rios, lettura condivisa del romanzo pubblicato dalle Edizioni Nor. Da Tempio avevo preso un postale e andare a Terra Noa. Ecco, sa vida mia Noa, a continente. Signorina, sappiamo che una nobile, una contessa di Alena Metota, che vive in una grande villa, cerca una domestica o una dama di compagnia, Gasi, ma i annato costumine dei suffici inue aiutavano a trovare lavoro alla gente. Signor Fresi, insieme a quei soldi che mi aveva messo nel fazzoletto, ne aveva scritto anche una lettera di referenzias, a dare a qualche nuovo padrone di lavoro. Tanto, ma iana leado a Teracca, in questa idda che la dicono Alena Metota, Teracca di una famiglia di signori, Conti de Marinis, si chiama iana. Sa mère domo fi contessa, ricchi già ne erano ricchi, la verità, ma non ci avevano troppa gente a lavorare per loro. Mi avevano cercato a tenere in ordine, a pulire la casa e a cudire sa mère manna, chi vidi fiuda e bezza. Quando ne era entrando la primavera, che c'ero già un paio di mesi da questa contessa de Marinisi, mi ero decisa a tornare a scrivere a Maria Lene. L'avevo scritta a dirle dove ne ero. Ero mettendo a posto dentro del salone. Tutto in duna me ne era entrato Jacopo e mi ha annato. Anna, credo sia il caso che tu venga alla porta. C'è una persona che credo chieda di te. Esco nel portone e me ne ritrovo a Maria Lene Gatteddu. Non me lo potevo credere di esserne questa cosa. Coro meu de su coro, troppa felicità ci avevo. In poco tempo anche lei aveva trovato un posto a lavorare e siccome ne era diventata brava a beru facendo la sarta, l'avevano presa in una sartoria di paese. C'ero già da un anno in casa della contessa, accanto una die mi narra da preparare la stanza del figlio che ne doveva ritornare a fermarsi un po' di tempo a riposarsi nella villa. Marino de Marinis lo dicevano a questo figlio della contessa Moro. Ne era generale di esercito, era grande di età, già aveva roba di 42 o 43 anni, fidi un omine alto, con i capelli tutti pettinati indietro, con la brillantina. Deo fio sempre a conca bascia denanti de issu. Io non lo so com'è che è successo, che mi sono trovata sposata a quest'uomo. Manco accorta me ne sono, e manco lo so, perché lui me ne ha scelto a sposarsene con me. Un giorno, parlando così con lui, quando ne eravamo entrati un po' in confidenza, ne era uscita la storia che mamma Ielogu e la famiglia di lei a Marghisei ne risultavano di essere razza nobile e ci avevano i titoli di don, ma io non gliene davo importanza per una, già che a me non me ne era toccato nulla di quei titoli. Lui noisco dai nue ne comente, senza di dirmene niente, a si scusia. Ne aveva fatto roba di ricerca e ne era ritornato con un foglio, con tutta la zenia del sol de logos o del suo logo d'oro. Ma gli ha nato che con cussa calta, ma gli ha potito presentare a chiese serede. Uno manzano ne era entrata in camera dessa contessa a la preparare per emulzare. Ne avevo aperto le tende e issa fidi già esezita, in su letto, arrambata con le spalle nei cuscini. Me ne aveva guardato e mai annato. Anna, ho da dirti alcune cose. Ascolta con attenzione. Marino ha deciso di chiedere la tua mano. Ti vuole sposare. Ne abbiamo discusso a lungo, ma lui è risoluto a volerti prendere in moglie. Sono sincera, inizialmente ero alquanto contraria in merito alla sua decisione, ma ho riflettuto sulle ragioni che ha avanzato e ora credo di essere abbastanza d'accordo con lui. Ti sia chiaro che si tratterebbe esclusivamente di un matrimonio d'interesse. L'amore non c'entra nulla. A quanto pare il titolo di cui gli hai parlato, appartenuto ai tuoi nonni, risulta ancora presente nel registro della Consulta Araldica del Regno d'Italia. Questo consentirebbe di effettuare un matrimonio tra casate nobiliari. Io sono vecchia ormai e lui non è più un giovanotto. Non abbiamo eredi e questo è un problema. Sta tranquilla. Da questa unione ne avresti i tuoi non pochi benefici. I figli che arriverebbero godrebbero dell'eredità e dei titoli che gli spetterebbero di diritto. Io ti ho conosciuta come domestica.
E devo dire che sei una persona squisita, sempre puntuale, che sa svolgere il suo lavoro senza risparmiarsi. Ora non sei più una ragazzina. Hai 27 anni. Se accettassi questa proposta, ti sistemeresti per la vita, smettendo di lavorare e continuando a vivere in questa villa senza avere alcun problema. Faresti una vita da signora. Io sono persona molto schietta e diretta. Credo che ormai abbia imparato a conoscere questo aspetto del mio carattere. Ho voluto esporti in modo molto chiaro quali sarebbero i patti. L'unica cosa che ti chiediamo è di rispettare rigorosamente gli accordi del contratto e non avanzare alcuna pretesa diversa da ciò che si stipulerà. Certo, se accettassi questo accordo matrimoniale ci sarebbero diverse cose di cui occuparsi rispetto a te e ai tuoi modi, ma di questo avremo modo di disquisirne a tempo debito. La decisione ultima è tua, ma il mio consiglio è di non lasciarti sfuggire questa opportunità unica. Quindi vivo e sieda da questo aposento come se in testa ci avevo a un nido di vespe. Mi vio posta a piangere, ma non li scopro itte. Marino de Marinis, il conte e generale, figlio de sa contessa Manna, si aveva pensato a sposarmi. Nero scese in paese a tutta vua. Ero andata alla sartoria dove ne lavorava Maria Elena. Fimis andata a sano caffè, mi sabia tamanna. E la io contato tutto a Maria Elena. Senza di volermelo, né di avermelo cercato, un altro cognome con De ne era entrato nella vita mia. Sposata mi sono con Marino de Marinis. Sposata che me nero, marito meu, se n'era messo in testa a cambiarmi perché non poteva fare brutta figura quando me ne portava in giro a mezzo della gente importante amica sua. Adesso che risultavo la moglie di De Marinis, non lavoravo più per sa contessa. E allora lei ogni giorno si vidi là da impegno a farmi vedere com'era a mangiare nelle cene importanti, com'era a bere, com'era a sedermi, com'era a ridere, com'era a camminare. Tutto a come diceva lei era a fare. La verità, io me ne ero sposata per interesse, perché me ne ero stancata di inseguire la vita, me ne ero stancata di essere povera, me ne ero stancata di essere sempre soffocando a viverne da sola. Ma Anna Rosa de Rios, de Marghisei, l'avevano morta. Adesso tutti me ne presentavano come a Donna Anna de Marinis. Tre figli ne sono nati da questo matrimonio contratto con Marino de Marinis. Caterina Samanna, Simone, Sumascio. E da voi Elisa, sa minore. Sa contessa, prima che se ne moriva, sempre se ne metteva in mezzo a dire come toccava comportarsi, come era fare, ed io vrimma e gue a guardarne senza di poterne fare niente con i miei figli. Me li ha fatti diventare assignoricato e preitoso se figli miei. D'ogni dia una combatta con sogra mia, sa contessa. Io dicevo una cosa e lei gli dava il permesso a fare tutto il contrario di quello che ne dicevo io. E poi mio marito, sempre contra sa mie, sempre alla parte della mamma sua. Mia suocera, sa contessa, si che vi morta già una pagia e annos. Cando un manzano a sa villa, le vede arrivata una lettera di parte dell'avvocato di Giovanne, frate meu. Giovanne, per mano dell'avvocato suo, mi faceva sapere che donna Peppina de Logu, la signora di Marghisei, mia mamma, se n'era morta all'età di 78 anni. 30 anni erano passati dall'ultima volta che avevo visto a mamma. Di quando me ne ero andata via di Marghisei nel 39, mai più vista né sentita l'avevo e manco cercata. Adesso che ne sapevo che se n'era morta, anche se ci avevo 50 anni, leggendone a quella lettera mi stavo sentendo orfana. Cusso manzano quando è sta arrivata cussa lettera, mi la io attittata a mamma, a sa sola, a sa cua mi la pogantata. De gando so naschida, una oga intendia viene armonia, ma scumprido, ma spesato, amore maldato, affetto e allegria. Ma si dimanca a sa mamma, mancari a chent'anno su dolore e mannu,
non passa d'ora, né mese, né anno che ne invocare, oh mamma mia. Oh mamma, dai che lo intende, s'amore che como, proteso cantende. Nara su di zu chiede ne mamma nuada a piangere mai.